Siamo all'interno di una delle aziende più automatizzate della Val Tiberina Toscana, la MAD Automation, per un'occasione importante, il rapporto stretto tra scuola e mondo del lavoro. Come sindaco non posso che essere orgoglioso di avere questa azienda di questi livelli. Poi ho accettato molto volentieri l'invito, perché anch'io sono un ex studente dell'ITIS di Città di Castello, e devo dire che è stata una scuola molto formativa. Che cosa produce la MAD Automation? Noi costruiamo macchinari, quindi progettiamo e realizziamo macchinari di fine linea. Parliamo di astucciatrici, macchine incartonatrici, isole di palettizzazione e navette LGV, che sono dei veicoli a guida laser, sono dei muletti automatici che vanno senza operatori. E ovviamente sviluppiamo anche tutti i software relativi alla gestione delle nostre linee e alla supervisione delle nuove linee. E l'ITIS per noi rappresenta un istituto primario importante. Abbiamo le porte aperte per l'istituto, per tutti i ragazzi che vogliono venire a vedere l'azienda, e facciamo molta integrazione durante l'anno. Io porto i saluti della dirigente, la dottoressa Vaccari. Crede tantissimo nell'interazione tra il nostro istituto, l'Istituto Tecnico Franchetti Salviani, e tutto il territorio Alto Tiberino, ovviamente comprendente anche la zona di San Sepolcro. In particolar modo il rapporto con le aziende è strettissimo, i nostri settori, soprattutto l'indirizzo elettronico, elettrotecnico, l'informatico e anche gli altri settori tecnologici, credono molto in questa interazione con le aziende del territorio.